Grazie a voi per essere qui, sono molto onorato di questo invito, della possibilità di aprire questi incontri per svolgere il tema che mi è stato assegnato. Parlerò di animali. Il primo animale è la gallina dalle uova d'oro. Questa è la traduzione italiana, in realtà come vedete l'animale originario, the goose, laying golden eggs, quindi diciamo un'anatra, e questa metafora è stata inventata da Vannevar Bush, lontanamente imparentato con il presidente degli Stati Uniti, l'ex presidente degli Stati Uniti, che nel 1945 scrive questo documento rivolto all'allora presidente degli Stati Uniti e dice: la scienza è una gallina dalle uova d'oro. Bisogna investire in scienza, bisogna nutrire questa gallina in modo ricco e appropriato. Questo naturalmente detto in un paese che non aveva e non ha una grande tradizione di intervento pubblico, come sappiamo. Perché? Perché Vannevar Bush spiega al presidente: se noi nutriamo bene questa gallina produrrà delle uova. Tecnologia, sviluppo, benessere. Delle uova che saranno utili alla società. Quindi la storia che Vannevar Bush racconta, che è una storia che ha una grandissima influenza nella seconda metà del Novecento e arriva, come vedremo poi, con alcuni problemi fino ai giorni nostri, è una storia di progresso lineare, se volete, no? È una storia in cui la scienza, attraverso magari la tecnologia, produrrà delle uova sempre più ricche, sempre più nutrienti, sempre migliori, e la scienza e la società, appunto, che in questo schema, come avete capito, è abbastanza passiva, no? Si troverà appunto a poter godere, a poter assaggiare queste uova. Un modo diverso di raccontare questa storia, nel quale oggi non entro in dettaglio, l'ho fatto in un libro qualche anno fa, è quello di raccontarla come tecnocrazia, no? Quindi è una storia in cui ci sono degli esperti, ci sono degli scienziati, dei tecnologi, che sono quelli appunto che producono le uova, e c'è una società che si trova ad accettarle o al massimo, no? In alcuni casi, come può essere per esempio il caso della bomba atomica, stabilire che, o trovarsi a dover stabilire che certe uova magari presentano dei problemi o vanno cotte un po' di più, vanno bollite un po' più a lungo. Un modo un po' diverso di raccontare questa storia è il modo in cui la racconta Thomas Kuhn, in questo libro di cui lo scorso anno si è festeggiato con un'edizione speciale il 50° anniversario. Uno dei saggi più venduti nel lungo periodo, no, della storia, La struttura delle rivoluzioni scientifiche, dove che cosa dice, attingendo anche alla psicologia della percezione, come in questa illusione percettiva che tutti conosciamo, no? In cui vediamo di nuovo l'anatra o il coniglio, Kuhn racconta una storia che non è lineare. È una storia di salti e di sbalzi e di ristrutturazioni drammatiche, che lui chiama rivoluzioni, cambiamenti di paradigma, in cui dice: quelle che nel mondo dello scienziato prima della rivoluzione erano anatre, dopo appaiono conigli. Quindi non sono uova sempre migliori, sono proprio appunto animali diversi. Un esempio che tutti, Kuhn, come sapete, era un fisico, quindi la maggior parte dei suoi esempi vengono dalla fisica. Un esempio che spesso si cita è quello dell'etere. Fino ai primi del Novecento, fino ad Einstein, fino all'esperimento di Michelson e Morley, la gran parte dei fisici del mondo pensano che esista una sostanza invisibile che chiamano etere e che spiega alcune proprietà, alcuni fenomeni. Oggi, naturalmente, quasi impossibile trovare un fisico che creda che l'etere esista e sia mai esistito, no? Questo è quello di cui ci parla Kuhn. Questo processo talvolta avviene anche
e sempre più spesso ai nostri tempi, anche nella società. Anche la società si trova a cambiare o a dover cambiare idea, oppure a interrogarsi di fronte a un nuovo, di fronte a un nuovo prodotto della scienza e della tecnologia, su che animale sia, no? Un po' come fanno i bambini quando stanno imparando, no? Questo è un cane, è un gatto. Questo è un caso che viene dal Regno Unito. Il Regno Unito, la Gran Bretagna, insomma, aveva elaborato negli anni 90, con un percorso molto sofisticato, molto interessante, molto studiato, un Embryo Act, cioè una normativa piuttosto dettagliata sull'utilizzo degli embrioni sia a fini riproduttivi che a fini di ricerca. A un certo punto però cosa succede? Succede che oltre agli embrioni naturali, perdonate la semplificazione, la scienza diventa in grado di produrre un nuovo uovo, embrioni artificiali, clonati. E allora questa associazione si rivolge alla House of Lords, che in questo caso funge da tribunale, e gli chiede: ma questo nuovo uovo, questo nuovo animale, è lo stesso, è assimilabile all'embrione naturale o è un'altra cosa? E se è un'altra cosa abbiamo bisogno di una nuova legge, dobbiamo cambiare la legge esistente. Cosa risponde la House of Lords? Risponde che la legge non va cambiata, perché se il Parlamento avesse approvato una legge applicabile ai cani, non potrebbe essere applicata ai gatti, ma potrebbe essere applicata ad animali che non erano considerati cani quando la legge fu approvata, ma che sono considerati cani adesso. Quindi la società, questa è l'interpretazione che un esperto di diritto forse potrebbe spiegarvi meglio di me, tipicamente pragmatica, no? Di dire: c'è un nuovo uovo che non conoscevamo, quindi non potevamo come società, no, regolamentarlo, possiamo però, un po' come si è fatto per esempio per i documenti digitali, no? Sono applicate alcune normative dei documenti cartacei, possiamo assimilarli agli embrioni naturali. Questa è la risposta, no? Quindi possiamo considerare cani degli animali che prima in sostanza non conoscevamo. Vi mostro un breve video, è in inglese ma dura poco. Shall be for power. Credo che vi faccia capire. Here with my right hand I give you the magic fire of the atom. It is yours. The atomic fire is an almost endless source of heat. We can use it in power stations for producing electricity. Electric power of our modern civilization. And then, the atom will run our ships. And of course, the atomic submarine already exists. The atomic fire can heat air as well as water. Then the atom becomes the driving force of a jet engine. It can drive an airplane. An airplane that circles the world many times without ever landing for fuel. And eventually the atom will help us to cast off the shackles of gravity and fly through the vast reaches of outer space. Here we are, burning up our coal and oil only to produce power. But now we have a new source of power. Clean, silent, plentiful. Coal and oil can now be saved for better things. We can use them for making plastics, dyes, textiles, and drugs. Mankind has ever suffered from hunger and disease. So our second wish shall be for food and health. With this hand, I give you a source of beneficial rays.
They are magic tools for research that will help you to create food and to cure diseases. Magic tools, indeed they are, these radioactive rays. For example, an ordinary needle can be made radioactive. And then, if it is hidden in the proverbial haystack, it can easily be found by the rays it gives off. Like this needle, all radioactive materials can be traced by their telltale rays. With radioactive chemicals, we can now literally watch how plants grow, and we can trace plant nourishments from soil to fruit. In this way, science will help to produce bigger and richer crops. The growth of animals can be studied in the same way, and the best food can be found for better and healthier livestock. So the atom creates more food for our ever-growing population. And these same rays are the tools of atomic medicine. Radioactive sodium, for example, is used for timing the flow of blood through the living human body. It is injected into the arm, and then a Geiger counter will record how long it takes to reach the heart. This is a great help in recognizing heart conditions. In diseases of the thyroid gland, radioactive iodine performs an amazing job. If mixed in an atomic cocktail, it will gather in a thyroid because iodine is attracted to this gland. A special Geiger counter then automatically traces an accurate picture of the thyroid, showing its size and location and how fast it collects the iodine. Radioactive elements can also heal. Phosphorus, for example, lodges in the bones, where its mild radiation can cure certain blood diseases. The patient carries his treatment with him, even while he works and sleeps. And then, radioactive cobalt is used in the famous cobalt bomb. But this bomb is a friendly one, one that is used in hospitals for fighting that dread disease. Questo cartone animato è stato realizzato da Walt Disney nel 1957 per decantare i benefici dell'energia nucleare ai bambini americani. Ecco, qual è la nostra reazione oggi a questo? Vi faccio vedere un'altra. Questo era un giocattolo che si vendeva negli Stati Uniti tra il 1950 e il 1951 per poco meno di $50, un kit del piccolo ingegnere nucleare che conteneva tra l'altro un contatore Geiger e 4 barrette a scarso potenziale radioattivo. Si può comprare ancora su eBay, ovviamente non ci sono più, le saranno decadute. Ecco, perché noi abbiamo questa reazione, no? Vedendo appunto il cartone animato dove si controllano se le mucche, il cibo è abbastanza radioattivo, è la stessa reazione dei fisici dopo, quando realizzano che l'etere, no, non è mai esistito. Cioè, come è stato possibile? Quindi la nostra percezione, il nostro giudizio su un uomo della tecnoscienza non cambia necessariamente in modo lineare, ma cambia, può cambiare un po' come pensava Kuhn per la scienza. Quindi può avere degli sbalzi, può avere dei cambiamenti radicali di percezione che poi possono anche nel tempo tornare indietro, acquistare segno diverso. Pensate all'energia nucleare, no? Appunto, anni 50, avete visto il contrasto con le altre forme di energia sporche, maleodoranti, no? E invece questa fonte meravigliosa, clean, silent and plentiful, pulita, silenziosa e in abbondanza. Quindi la soluzione ideale a tutti i nostri problemi,
Fine anni 70, anni 80, gli incidenti di Three Mile Island, di Chernobyl, cambiano completamente, soprattutto in Europa, la percezione una parte dell'Europa, la percezione dell'energia nucleare. In Italia, come sapete, si arriva a un referendum subito dopo Chernobyl, che non è esattamente che chiuda, che stabilisca l'addio al nucleare, ma di fatto, insomma, sancisce la fine degli investimenti in energia nucleare. E poi di nuovo alla fine degli anni 90, primi anni 2000, no? Vari paesi, a seguito delle questioni climatiche, i problemi, le tensioni che riguardavano le fonti di energia tradizionali, guardano di nuovo all'energia nucleare. E poi di nuovo, anche non solo in seguito all'incidente di Fukushima, non solo l'Italia, ma per esempio la Germania ha stabilito che chiuderà la sua fase di ricorso all'energia nucleare entro il 2020. La Finlandia, per esempio, un altro paese che negli anni 2000 aveva riaperto gli investimenti in energia nucleare. Ora però tutta questa storia che vi ho raccontato, no, presuppone, dà per scontato comunque, che la scienza da un lato, no, quando dà il giudizio sulla validità di un certo uovo, e poi la società quando deve decidere se utilizzarlo, e magari in certi casi, se voi pensate per esempio 1974, l'episodio di Asilomar, in cui i biologi scrivono questa lettera in cui dicono chiedono una moratoria ai loro stessi colleghi sugli esperimenti su quello che all'epoca si chiamava il DNA ricombinante, no? Quindi la stessa comunità scientifica, ma in modo omogeneo, in modo compatto, poteva stabilire che un certo uovo magari aveva bisogno di essere meglio elaborato. Adesso però questa idea di scienza prima e di società, che magari discutendo, magari alla fine di un conflitto, però alla fine trovano un equilibrio nel giudicare un certo prodotto della scienza e della tecnologia, sta cambiando. Guardate questa immagine è stata pubblicata sul settimanale New Scientist nel 2006, quando negli Stati Uniti si stava per votare per eleggere il Congresso, cioè per rinnovare in realtà una parte del Congresso, perché come sapete il meccanismo elettorale americano è un po' diverso. Allora, queste bandierine segnano, vedete, probabilmente non riuscite a leggere, però c'è scritto evoluzione, stem cells, clonazione terapeutica, evoluzione, energie rinnovabili. Allora, indicano tutti quegli stati in cui, o in coincidenza con le elezioni, si faceva addirittura un referendum. Per esempio nel Missouri gli elettori dovevano decidere se cambiare la costituzione dello Stato per dare la possibilità di fare ricerca sulla clonazione terapeutica, oppure quei candidati che si erano esposti su certi temi, come per esempio l'insegnamento dell'evoluzionismo nelle scuole, come sapete che nell'ultimo decennio negli Stati Uniti è diventato un tema molto delicato. Allora, che cosa può succedere e cosa di fatto è successo, no? È che lo stesso prodotto della tecnoscienza, lo stesso uovo, possa essere regolamentato in modi diversi, in stati diversi dello stesso Stato federale. Due esempi, appunto, ricerca sulle cellule staminali di embrioni non era proibita all'epoca, qui siamo nel periodo ancora della presidenza Bush, non era proibita, ma era proibito usare fondi federali per farla, e invece ci sono stati come la California che fanno grandi investimenti nella ricerca sulle cellule staminali di embrioni. Sul clima, come sapete, sulla riduzione delle emissioni, un certo scetticismo da parte dell'amministrazione centrale di molti stati, e invece altri stati che sposano una linea molto più vicina, per esempio, a quella di altri paesi europei. Al punto che uno scienziato, commentando questa mappa, ha detto: sì, i nostri padri, i padri della nostra Costituzione, volevano un laboratorio degli stati, ma non volevano degli stati laboratorio in cui ognuno si facesse la sua scienza, la sua tecnologia. C'è qualcosa di più. Se voi, quando andate a casa, se non l'avete già fatto, vi collegate a questo sito che si chiama 23andme.com, e questo numero 23 già vi dovrebbe un po' mettere sulla
sull'avviso di che cosa vende questa azienda della Silicon Valley, che è un'azienda con un serissimo pedigree scientifico, la quale vi vende, adesso quando io l'ho guardato c'era un'offerta speciale a $299, credo che sia scesa ulteriormente. Cosa vi vende? Vedete, vi vende una serie di test, voi mandate un piccolo campione di saliva e può dire diciamo qualcosa sulla genealogia della vostra famiglia, soprattutto sulla salute, se siete potenzialmente predisposti in futuro a sviluppare certe malattie, potenziali patologie, e addirittura, no, per esempio, il caso di un padre che vuol sapere se un figlio è veramente suo figlio, si possono fare anche questi test. Allora, due aspetti molto interessanti, no? Questo. Allora, qui tutto il discorso su una società che nel suo complesso, attraverso per esempio la politica, no? Decide di regolamentare un certo uovo, un certo prodotto della tecnoscienza in un certo modo, qui viene completamente bypassata. Perché? Perché se anche nel paese in cui vivete, come è il caso per esempio dell'Italia, gran parte di questi test non si potrebbero fare, perché si possono fare solo le può fare la polizia per accertare, no, un'indagine giudiziaria, certi, oppure possono farle le autorità, si possono fare all'interno di istituzioni sanitarie, però nessuno vi impedisce, appunto, con la vostra carta di credito, di mandare il vostro campioncino per posta. L'azienda è nella Silicon Valley, quindi non risponde alle leggi italiane, francesi o quelle di altri paesi, e quello che ricevete alla fine è solo un'email. Quindi, primo aspetto. Secondo aspetto, ancora più interessante, se voi guardate la lista di questi health reports che loro offrono, loro dicono: allora, noi possiamo farti questi screening per 70 patologie, predisposizioni, sulle quali esiste un consenso nella letteratura medica. Però te ne possiamo fare, se vuoi, anche altri 70-80, sui quali non c'è ancora consenso nella letteratura scientifica. E ce ne sono alcuni molto, molto singolari: la predisposizione a mantenere la concentrazione, la predisposizione a commettere errori, oltre ovviamente ad alcune, di nuovo per la maggioranza, la predisposizione ad alcune patologie. Naturalmente voi potete immaginarvi quali decisioni potreste prendere se per esempio vi arriva, no, la vostra casella email e la risposta che dice che vostro figlio o vostra figlia non è particolarmente predisposto a mantenere la concentrazione. Potreste prendere delle decisioni sulla sua carriera, sul suo percorso formativo. Ma che cosa fa questo, no? Questo meccanismo? In sostanza sposta il livello di decisione su un certo risultato della scienza e della tecnologia dalla comunità scientifica, non solo dalla società nel suo complesso al singolo, ma dalla comunità scientifica al singolo paziente, cittadino, consumatore, decidete voi come chiamarlo. Quindi questi esempi, e non sono, naturalmente ne ho scelto uno, scardinano completamente tutto il modo di gestire democratico, nelle società democratiche, i risultati della scienza, di regolamentare della scienza e della tecnologia, e addirittura, ripeto, il fondamento del consenso e della voce unanime con cui la scienza parla alla società. Ora, voi avrete una facile obiezione a quello che vi ho appena detto, dicendo che questo riguarda solo la biomedicina, non riguarda la scienza nel suo complesso. E avreste ragione sicuramente, nel senso che è chiaro che questi aspetti che toccano la salute, no? Che toccano la dimensione delle scelte più personali, sicuramente nel caso della biomedicina sono particolarmente eclatanti. Però io potrei rispondervi che se voi guardate sotto ogni punto di vista, a cominciare dagli investimenti, la biomedicina è la big science dei nostri tempi, no? Una volta era la fisica, a partire dagli anni 80, soprattutto voi sapete che con il progetto Genoma, con altri grandi progetti, che
le scienze della vita diventano uno dei grandi settori della ricerca scientifica. Però ci sono anche esempi come questo, che è un esempio forse diciamo più meno drammatico, che riguarda l'astronomia. Qualcuno di voi forse si ricorda la famosa vicenda di Plutone. Al 2006-2007 gli astronomi di tutto il mondo cominciano a discutere se sia necessaria una revisione della definizione di pianeta alla luce della quale Plutone potrebbe non avere più i requisiti per essere classificato come un pianeta. A un certo punto che cosa succede? Succede che alcune persone appassionate di astronomia in particolare, cominciano a protestare. Questa è un'immagine da una protesta negli Stati Uniti, e ci sono dei cartelli che io trovo meravigliosi. Oltre a Protest for Pluto ce n'è uno che dice Size doesn't matter, cioè non sono le dimensioni quello che contano, dice la signora. Questa è una, non è l'unica, ce ne sono altre. È un gruppo su Facebook che all'epoca aveva, mi pare, 600 iscritti, è la coalizione che sa che Plutone è veramente un pianeta. Allora, uno dice, va bene, un aspetto, addirittura lo stato dell'Illinois, no? Vi ricordate i Blues Brothers, i nazisti dell'Illinois? Vabbè, lo stato dell'Illinois proclama il 13 marzo la giornata in cui si celebra il fatto che Plutone rimane un pianeta. Ora però la storia non è finita, perché cosa succede? Succede che di fronte a questa pressione pubblica, gli astronomi cominciano ad avere dei dubbi. Dave Reine, che è il direttore di una delle più importanti riviste di astronomia, dice, beh, però forse se andiamo a toccare qualcosa che è così radicato nella cultura popolare, dovremmo pensarci due volte. Il risultato è che si arriva a una spaccatura clamorosa, addirittura un voto a maggioranza che viene riportato con grande enfasi dai media di tutto il mondo, in cui vincono per pochi voti quelli che ritengono che la definizione debba essere cambiata e che quindi Plutone debba essere, ahimè, declassato. In questa trasformazione naturalmente saltano anche alcune certezze che noi avevamo rispetto alla comunicazione della scienza, o per usare un termine a me poco personalmente poco gradito, che è quello di divulgazione, no? Parliamo di comunicazione della scienza. Questo è un manifesto pubblicato a pagamento sul New York Times, sul Washington Post, e firmato da tutti questi, sono scienziati, sono un centinaio di scienziati, tra cui due premi Nobel. Allora, cosa dicono questi? La premessa era che appena eletto a novembre del 2008, Obama nel suo primo discorso pubblico, aveva, prima ancora quindi di entrare in servizio, per così dire, aveva detto questa frase che è riportata in altro: "Few challenges facing America and the world are more urgent than combating climate change. The science is beyond dispute and the facts are clear." Quindi ci sono poche sfide davanti all'America e al mondo più urgenti che combattere il cambiamento climatico. La scienza è al di là di ogni discussione, i fatti sono chiari. E loro gli rispondono: con tutto il rispetto, Presidente, questo non è vero. Badate che questi non sono, come si dice con una significativa metafora politica, negazionisti del clima, cioè loro non dicono che il clima non stia cambiando. Dicono però, o almeno dicevano nel 2008, che bisogna stare un po' attenti con certe affermazioni, che ci sono ancora molti aspetti da chiarire, soprattutto per quanto riguarda le previsioni sul clima futuro. Allora io vi chiedo, che cos'è questo? È un manifesto politico firmato da un gruppo di scienziati? E Obama che cosa aveva fatto? Aveva fatto un'affermazione politica o aveva fatto un'affermazione scientifica? Perché lui ha detto "the science is beyond dispute and the facts are clear". Quindi vedete che questa potenzialmente che cos'è? È una controversia scientifica che avviene sotto gli occhi del pubblico, no? Pensate addirittura come si è esasperato questo, che è un
che è una sorta di collassare di livelli di comunicazione che tradizionalmente sono separati, no? Quindi gli specialisti che parlano, gli scienziati che parlano tra di loro, poi riferiscono al presidente. Questa era la scienza del Novecento. C'è un bellissimo libretto che vi raccomando, che lo racconta, di C.P. Snow, quello delle due culture, si intitola Scienza e Governo, no? In cui lui racconta le vite parallele di due fisici, di cui poi uno, diciamo, prevale sull'altro, consulenti di Churchill durante la Seconda Guerra Mondiale. E lui la chiama, quella situazione, la politica chiusa, no? Oggi lo scenario, non voglio dire sia totalmente aperto, però è radicalmente cambiato. Non c'è, ripeto, prima la discussione tra scienziati che riferiscono al potere politico, che poi magari, forse non in situazioni di guerra, però consulta l'opinione pubblica o se ne fa portavoce, ma tutto questo, tutto sta avvenendo simultaneamente. Non dico poi quello che è avvenuto nel 2009, mi sembra circa un anno dopo, con il famoso Climate Gate, in cui addirittura le email, cioè il livello più tradizionalmente privato di backstage, come avrebbe detto un grande sociologo canadese, Erving Goffman, sono state divulgate, no? E secondo l'interpretazione che alcuni ne hanno dato, alcune di queste email avrebbero evidenziato un accordo tra, o un tentativo da parte di alcuni scienziati di mettersi d'accordo per enfatizzare alcuni risultati delle loro ricerche sul clima, per dargli più impatto dal punto di vista della politica e dell'opinione pubblica. Ora, perché avviene questo? Naturalmente io qui non ho il tempo di... Ci sono dinamiche che hanno a che fare con per esempio, come sono cambiati i media, sicuramente, no, la diffusione dei media digitali, la trasformazione della politica, la trasformazione della società, perché un altro modo di intitolare quello che oggi avevo da dirvi sarebbe stato quello di dire scienza e tecnologia in una società pluralista. Questo era l'immagine che vi ho fatto vedere degli Stati Uniti. Ma ci sono delle ragioni, io qui ve ne faccio vedere una, giusto per chiudere, tornando agli animali, che hanno a che fare con dei dati molto elementari sulla ricerca scientifica oggi. Io l'ho chiamato la coda lunga, non so se qualcuno di voi ha avuto occasione di leggere questo libro di Anderson, il direttore della rivista Wired, che si intitola La coda lunga, che è stato un bestseller tradotto anche in italiano qualche anno fa. Che cos'è la coda lunga? La coda lunga ha a che fare con i mercati digitali, no? L'idea di Anderson è che il mondo in cui operano Amazon, ma soprattutto per esempio iTunes, cioè i grandi mercati digitali, soprattutto quelli che sono riusciti a smaterializzare quello che vendono, quindi un ebook, un file MP3, è un mondo completamente diverso da quello di un negozio fisico, perché un negozio fisico ha un costo fisso per ogni libro, per ogni CD che tiene, che è un costo di affitto, che è un costo di manutenzione, che è un costo di commessi, che il mondo digitale non ha. E quindi, perché la coda lunga? Perché se un negozio e un mercato fisico deve concentrarsi sui cosiddetti blockbuster, cioè sui bestseller, sui pochi titoli che venderanno tanto, per i grandi venditori di materiale digitale non ha nessuna importanza vendere 1 milione di copie di Umberto Eco o vendere 100 copie di 10.000 titoli scritti da mio cugino o dall'amico delle scuole elementari, ma per loro no, non cambia assolutamente niente. E Anderson fa vedere, andando a vedere i dati di vendita, no, che questa coda è veramente lunghissima, cioè che ci sono tantissimi titoli su iTunes, su Amazon, che vendono pochissimo, ma sono tanti. Quindi il sottotitolo del suo libro è Da un mercato di massa a una massa di mercati. Allora, perché lo cito qui? Perché, intanto perché la coda richiama di nuovo gli animali, ma perché questi che vedete sono dati, per esempio, della National Science Foundation, che fanno vedere come la quantità,
come lo chiamiamo noi, di expertise scientifico, cioè di contenuti, di pareri scientifici disponibili sul mercato, tra virgolette, si è aumentata, vedete il numero di ricercatori, dal 95 al 2007 è passato da 4 a quasi 6 milioni, il numero di articoli scientifici, una sottostima perché la National Science Foundation guarda solo un gruppo di riviste internazionali peer reviewed, è cresciuto da 460.000 a 760.000 in 20 anni. Al tempo stesso vari studi hanno dimostrato che, diciamo, è aumentato, no? È aumentata la quantità di pareri, contenuti scientifici a disposizione, e alcuni di questi appunto sono, rappresentano una coda lunga, nel senso che non sono quasi mai citati, però ci sono. E perché è importante questo? È importante perché se voi siete un'azienda, un gruppo di pressione, un'associazione di cittadini, un partito politico, che cosa significa questo? Che troverete sempre più facilmente un contenuto, un parere scientifico che si sposa o supporta il punto di vista che voi volete sostenere o il prodotto che volete vendere, se preferite. Basta guardare le pubblicità dei dentifrici, no? Cioè, avete presente tutto questo che io considero una forma di scientismo significativa, no? Tutta questa mimesi dei linguaggi e degli stili scientifici più che dei contenuti. Io terminerei qui, questi per chi vuole, non dico approfondire perché non ho la pretesa di approfondire, ma continuare a sviluppare questi argomenti, in particolare naturalmente mi è molto caro questo libro al centro perché è uscito da pochi giorni e si intitola Il pollo di Newton, la scienza in cucina, e sotto le spoglie di un contenuto che spero sia abbastanza accattivante, però fa un ragionamento in realtà non molto distante da quello che ho fatto oggi sui rapporti in prospettiva storica tra scienza e società e soprattutto tra scienza e cultura popolare, naturalmente passando attraverso la cucina. Grazie.